Da lui è nata l'idea, fra l'altro, proprio l'anno scorso a Siena, di creare questo Area Reunion. Come è nata questa voglia di rimettere insieme questa esperienza? Scusi, è libero? Ma io sono sempre stato un fan scatenato degli Area, anche quando suonavano la PFM. Tutte le volte che potevo andavo a sentirli, e proprio penso che sia una delle cose più importanti che sono successe nella musica italiana degli anni 70. E il mio vero rimpianto da musicista è che loro non siano riusciti ad avere, per problemi discografici eccetera, quella ribalta internazionale che si meritavano a tutti gli effetti. Appena ho lasciato la PFM ho fatto un disco solo e la prima cosa che ho fatto sono andato a chiedere agli Area se avevano voglia di suonare con me, e abbiamo suonato tre pezzi insieme. Uno di questi pezzi lo faremo stasera qui. Per prima cosa, che è importante, ho chiesto a ognuno di loro di fare, non so, tre quarti d'ora da solo, mezz'ora da solo, per dare così per testimoniare quella che era stata la loro ricerca, perché per fortuna nessuno di noi si è fermato a celebrare il passato così com'era, ma siamo andati avanti. E, sperando che naturalmente, poi io non ho neanche parlato con loro, ho detto poi magari fate qualcosa insieme, ho detto voi venite e suonate, poi già che siete, no, non l'ho neanche detto. Thank you.
Buonasera. Thank you.
Anno che non facciamo questi pezzi. Questo prossimo pezzo, ancora di più, è un brano che ha scritto Mauro, si chiama Europa Minor, ed è un brano che noi come Area abbiamo inciso come ospiti nel suo primo disco 6 mesi fa. Thank you.
Se un día sabremos cosa vuole dire, affogarne sangue con l'umanità. E che scolorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, tanta la mia gente che non vuol morire. Senza aver problemi, scoprire la cosa e l'essenzialità. Non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare guerra all'umanità.
Che guardia, che per 4 ore a suonare. Una mia tedesca scappa, non so se mi piace questa cosa. Il suo vestito vecchio e preso
Era la prima volta, riprese la mela in braccio e partirono. Qui a gente si dirà come? Dove siamo? Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chi è da me? Se pensi che il mondo sia da me, allora sei arrivato alla fine del mondo. Ma se credi che il mondo sia tondo, ma... Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei il mondo era ancora bianco.